aspettavo una cosa completamente diversa. Va bene. Salve ragazzi e bentornati su Wasd Magazine, l'angolo del nerd, di nuovo nella fumetteria Fumetti in Soda. E qua finalmente ho l'occasione di intervistare Alice Zanibav, che oggi ha debuttato... è il primo numero, vero? È il primo numero, okay, sì, perfetto. E col suo primo lavoro, che si chiama Ivar, che ce l'ho qua, però è al contrario, ok? Ivar. Allora, io da quale professionista quale sono, aiuto, ho delle domande che però avevo sapientemente lasciato nel telefono ancora bloccato in tasca. Mi sembra giusto. Allora, prima di tutto vorrei sapere, anzi vorremmo sapere, di cosa parla la tua opera. Beh, allora, Ivar è una saga che sarà poi composta in 4 volumi totali e praticamente è ambientata in Norvegia nell'epoca vichinga e si ispira liberamente alla mitologia dei vichinghi sostanzialmente. E, la trama racconta sostanzialmente il percorso che fa un ragazzino di 14 anni che è nato in questa società vichinga piuttosto dura e si troverà praticamente a dover combattere le proprie ansie e le proprie paure. Diciamo un vichingo atipico rispetto a quello che ci si aspetta di solito. Perché? Perché? Sentiamo. Perché? Allora, Ivar è un ragazzino tendenzialmente insicuro, non si sente a suo agio, lui non pensa di essere in grado di affrontare situazioni quali quella potrebbe essere il classico raid dei vichinghi. Io pensavo a Vinland Saga perché il protagonista di Vinland Saga è uno cazzuto, perché ha più o meno la stessa età, però è un ragazzino cazzuto, lui sa quello che vuole, che è vendicare sostanzialmente la morte di suo padre. Bambini, non si dice cazzuto, mi raccomando. C'hai ragione, chiedo scusa, non ci avevo pensato. E... Ivar non è assolutamente così, è proprio, ripeto, un pusillanime sostanzialmente. E la saga... praticamente uno che guarda Netflix tutto il giorno. Bravo, vedo, okay, che hai capito. E sostanzialmente la storia di Ivar racconta il suo percorso nel capire che lui in realtà ha tutte le capacità, ha tutte le abilità per affrontare tutte le disgrazie che gli capitano, che gli capiteranno, tutte le situazioni difficili in cui si trova a dover... combattere di fatto proprio, ma è un combattimento in primis con se stesso. Affrontare le proprie paure, quindi non sentirsi in qualche modo all'altezza della situazione, si mette in gioco per superare questo suo limite. Esatto, in grandi, a grandi linee ha delle basi, diciamo, storiche da un punto di vista sociologico sostanzialmente, però è più basato sulla mitologia scandinava nello specifico, che alla quale mi sono ispirata, ho rielaborato un po' a modo mio per quanto riguarda un po' di folklore, un po' appunto di mitologia, per elaborare una cosa che fosse coerente da un punto di vista storico, però comunque un fantasy, insomma. Quindi la seconda domanda che vorrei farti è: quali sono state le tue ispirazioni per arrivare quindi alla pubblicazione, insomma, a quale opere ti sei ispirata? Una me l'hai già detta, ce ne sono state altre? Beh, diciamo che l'ispirazione per quanto riguarda la stesura della trama è più che altro ispirazione nel senso lettura di quello che è stato la letteratura che ci è arrivata fino a noi, che è piuttosto scarsa in realtà. Quindi diciamo le saghe islandesi nello specifico, quindi raccontano un po' com'era la popolazione dell'Islanda nello specifico, quali erano le dinamiche sociali, perché comunque per quanto sia un fantasy lui, volevo dargli comunque una base. Lui che è fosse... un fantasy. Lui è un fantasy. Lui, sì, vabbè, il libro è un fantasy. Volevo dargli una base comunque storica, quindi diciamo che l'ispirazione primaria è proprio la base archeologica. Da un punto di vista di disegno, diciamo che mi sono ispirata innanzitutto ai manga della mia generazione, perché per quanto io dimostro meno anni di quelli che effettivamente ho... Siamo diciamo coetanei, quindi... Ah, sul serio? Ah, ecco. E, diciamo che mi sono ispirata tantissimo a, per chi lo conosce, City Hunter, per esempio, Tsukasa Hojo, Alita di Yukito Kishiro, ecco, bravo, vedo che hai capito perfettamente. Ce ne sarebbero anche degli altri in realtà per il manga, però diciamo che questi due sono i principali a cui tuttora comunque io prendo ispirazione quando ho bisogno di... Ho comunque un'influenza occidentale perché ho studiato per esempio i fumetti di Dylan Dog e Tex Willer per dare un tratto un po' più realistico
e quindi c'è un po' una commissione dei due. Infatti, parlando proprio del disegno, voi dovete sapere che questa ragazza ha imparato da sé a disegnare. Guardate qua. Infatti mi è stato fatto notare che al di là dei protagonisti della serie, uno dei protagonisti principali è proprio il paesaggio. Perché è una cosa su cui mi sono concentrata tantissimo, cercare di rendere il più possibile l'ambientazione, l'atmosfera proprio. Come in moltissimi film scandinavi, poi che hanno delle grandi pause di silenzi e mostrano molto, cioè, ma è tipico anche dello cinema questo tipo di approccio alla storia, no? Sì, infatti. Poi io nasco da autodidatta, io ho imparato a disegnare da sola. Non ho fatto una scuola d'arte. Ma è la domanda che te l'hai fatto dopo. Ecco. Il percorso artistico da dove partiva? Parte semplicemente dal fatto che io già da bambina comunque ero appassionata di fumetti, mi piacevano tanto. Mia sorella, che è più grande di me, aveva cominciato a portare a casa sti volumetti disegnati in maniera strana, perché erano tutti manga, tutti sti occhioni grandi. Insomma, pian pianino ho cominciato a leggere manga. E da lì è iniziata una passione, soprattutto beh, lì c'è per esempio City Hunter, che ho scoperto che adesso stavo facendo le ristampe, non lo sapevo. Ecco, City Hunter è uno dei fumetti su cui ho imparato a disegnare, nel senso che io prendevo il fumetto, me lo mettevo qua, foglio di carta e ricopiavo. Però quando è stato il momento di dire, bene, devo andare al liceo, cosa faccio? Voglio un bene dell'anima a mio padre, però quella volta non ha voluto mandarmi al liceo linguistico, al liceo artistico o a fare comunque un istituto, non ha voluto, perché secondo lui non mi avrebbe portato a niente, nonostante avessi già cominciato a mostrare questa predisposizione. Sì che sono andata al liceo linguistico, ho avuto un percorso completamente che non c'entrava assolutamente niente, finché, e questo è uno dei miei rimorsi in realtà, quando è stato il momento di scegliere l'università, che avrei potuto dire adesso vado all'accademia, mi sono detta è troppo tardi, non ho le basi, cosa vado a fare all'accademia, che vabbè, so disegnare, ma fino al 2018 io, se chiedete anche a chi mi è stato vicino sempre, nel caso specifico mio marito lo sa, io tutte le sere mi ritagliavo quell'oretta e sì, vabbè, mi facevo il mio disegnino, ero contenta così, fine della storia. Finché a un certo punto, nel 2018, una mia collega mi ha segnalato che era venuta fuori una pubblicità di un concorso per giovani fumettisti emergenti. Proviamo, non ho niente da perdere, non avevo aspettative, proprio zero, non pensavo neanche, ho detto vabbè, facciamo un tentativo. La settimana prima della premiazione mi è arrivata una mail con scritto congratulazioni, sei in finale. L'anno dopo mi sono detta, adesso riprovo, se l'anno scorso sono arrivata sesta, questa volta arrivo... Non ho passato la semifinale. Quell'autunno mi sono iscritta a una scuola di fumetto serale, mi sono decisa. Quindi per la prima volta, 4 anni fa, ho intrapreso un percorso accademico. Tanto comunque sia, prima non potevo perché giustamente stavi facendo la tua esposizione, non volevo interromperti, però sì. Migoglioni che sei riuscito a fare tutto da sola, a prendere, a disegnare, a imparare in questo modo. Cioè, complimenti. Infatti mi è capitato che mi venisse chiesto, ok, ma tu disegni, ma il resto chi è che te lo fa? No, in realtà appunto faccio tutto da sola. Sì, ma sicuro che è durissima. Cioè, quindi tu hai fatto tutto da sola? Sì, tutto da sola. Storyboarding, disegno. Storyboard, dialoghi, disegni, tutto. Quanto ci è voluto allora per fare tutto questo lavoro messo insieme? Allora, il progetto è da un bel pezzo come lo porto avanti, perché parliamo di quasi dieci anni, periodo in cui io in realtà appunto non avevo ancora iniziato a fare nessun corso. Diciamo che il libro in sé, questo proprio concretamente, ci ho messo 1 anno e mezzo più o meno a farlo. Ok, però alle spalle avevi tutta l'esperienza guadagnata in questi 10 anni. Esatto, sì. Quindi avevi già un'idea ben chiara, maturata, sapevi dove andare e dove... Esatto. Cioè, come iniziare e come finire. Sì. E poi ovviamente ci sono state delle evoluzioni nel mentre. Dei cambi, sì. Dei cancello, riscrivo, sì, rifaccio. Sì, il libro l'ho ricominciato 4 volte praticamente. Cioè, quindi tipo esistono disegni... 4 versioni dello stesso libro. Sì, ma non le vedrete mai, mi dispiace. Addirittura una versione l'avevo ambientata in inverno. Quindi, siccome la storia è praticamente sverte nel fatto che Ivar a un certo punto, per tutta una serie di motivi, scappa dal suo villaggio. È ambientata in estate. Non c'era più Netflix, allora. Non c'era più Netflix, esatto. Io una versione l'avevo inventata d'inverno, quindi con la neve, col ghiaccio, quindi praticamente se avessimo voluto guardarla da un punto di vista concreto sarebbe morto nel giro di 2 giorni, cosa che voglio dire, l'inverno in Norvegia è rigidissimo,
già d'estate fa un freddo boia, e ve lo posso dire perché io ci sono già tornata quest'estate e vi assicuro che ecco, fa freddo. Praticamente ci sono i pinguini che giocano con gli omini di neve. No, i pinguini non ci sono in Norvegia. Sono al polo sud i pinguini. No, ci sono anche i pinguini norvegesi. Dove? Non lo sapevo. Sono quelli che camminano così al supermercato. Al supermercato. Ok. Una cosa molto interessante che volevo chiederti. Sentiamo. In questa storia, in realtà era una domanda che ti avevo fatto anche quando ci siamo conosciuti la prima volta a 90. Ok. Se ci sono anche delle parti biografiche in questa opera che hai realizzato. Beh, la racconto parla molto di me comunque. Nel senso che di fatto Ivar praticamente è un mio alter ego, perché... Quindi anche tu guardi Netflix tutto il giorno? Certo, vergognati! Assolutamente sì! E non hai voglia di fare... di fare ride? Non ho voglia di fare... No, non è che non ho voglia no, di fare... No, li fai al frigorifero? Ma più che al frigorifero, alla dispensa. Soprattutto quando ci sono le patatine, quelle bianche, che ogni tanto quel disgraziato di mio marito, che io amo tantissimo, mi fa i regalini e mi compra i sacchetti di patatine. E quindi lì... Però non è che glieli porta sul divano, glieli mette sulla dispensa, così la fa alzare, capito? Le chiede questo sforzo disumano. Esatto. Dai, anche quella è ginnastica, voglio dire, no? Sì, per quanto può. Per il corpo, ma non per la mente, per la mente è atroce. Comunque stiamo divagando. Ecco. Allora, il discorso è questo. Oh mio Dio, venite qua! Ciao! Che belli che siete, piacere mio. Ciao! Piacere. Sono sconvolta. È la nostra specialità, sconvolta. Questa è una scorta armata e siamo venuti. Ma siete bellissimi! Bellissima. Dopo dobbiamo farci una foto sul Facebook. Siamo qua apposta. Facciamo da parte, non volevamo proseguire pure. La nota di colore a sorpresa. Oh mio Dio! Ok, adesso. Ok. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Ivar è un ragazzino insicuro, come vi dicevo anche prima, e questa è stata la mia situazione fino a due o tre anni fa, nel senso che anch'io, essendo autodidata, come accennava lui prima, Jonathan. Piacere. No, perché adesso mi era venuto il dubbio, ma ti devo chiamare Jonathan O'Break. Vabbè, non importa, Jonathan. In realtà il libro e poi la trama è un po' una metafora di situazioni che ho vissuto io in prima persona, mm-hmm, e che poi ho rielaborato per ovvi motivi. Tante persone, purtroppo c'è una scuola di pensiero che io non condivido assolutamente, in cui se una persona mette una parte di sé all'interno di una storia, magari fa anche dei riferimenti a delle persone che effettivamente ha conosciuto nella vita, insomma, delle porzioni della sua vita nella sua opera, ciò non è professionale. Io non sono assolutamente d'accordo, perché proprio basandosi su un'esperienza che si è vissuta in prima persona si può creare sopra una marea di storie e rielaborarle poi in maniera, in centinaia e centinaia di modi. Ma infatti è una cosa assurda. Io penso che se non avessi avuto un certo tipo di vissuto alle spalle, io certe situazioni non sarei riuscita a renderle come voglio io. Quindi cosa c'è di male in questo? Assolutamente niente. Però a questo punto io vorrei chiederti di raccontarci un aneddoto divertente e curioso che ti è capitato durante la creazione del progetto. Oddio. Allora, beh, diciamo che è stata drammatica. Io ho fatto, come dicevamo prima, questo progetto da sola. L'ho scritto da sola, l'ho disegnato da sola, eccetera. Però comunque c'è una persona nelle retrovie che comunque mi ha dato una mano. Si tratta del mio insegnante di illustrazione e fumetto, che è quello che mi ha dato comunque delle linee guida per migliorare quello che già avevo fatto. Ha un nome questa persona? Si chiama Luca Trentin. Ciao Luca Trentin! Ciao Luca! E allora, c'è stata una volta che avevo disegnato un'intera scena, mm-hmm, era ancora abbozzata, per carità, okay, però a me sembrava una figata. Una scena anche complicata, era una scena di combattimento, una scena molto pesante anche per certi versi, quindi io ero lì che dicevo, ma che figata, eri bella impugnata, quindi ero gli mando il manoscritto, chiamiamolo così, per sì, chiedere la sua approvazione. Risposta: non mi torna mica, sai. Ma come? Quindi ho dovuto riprendere tutto. Rifar tutto, però insomma ho dovuto rivedere pesantemente una cosa che a me sembrava una figata, e poi in realtà alla fine è stato meglio così, per carità. Sì, di pensarci adesso mi viene da ridere, perché cioè nel senso
Ma è arrivato il momento del messaggio positivo. Lancia ai nostri spettatori un messaggio positivo con ottimismo partenopeo. Ottimismo partenopeo? Che è sta cosa? L'ottimismo. L'ottimismo partenopeo. Scusate, ma questa mi mancava. Messaggio positivo che vi devo dire: se credete in qualcosa, fatelo. Comunque l'ottimismo partenopeo è dire una cosa positiva con una forte ironia. Chiedo scusa. No. Sono ignoro. Non puoi salvarti. Di qualcosa di positivo con una forte ironia. Ma non saprei. Comunque. Non saprei proprio. Dio, comunque. Mi prendo in difficoltà. Vabbè, non ti preoccupare. Beh, meglio così. È tutto in live. Ma vai, sì, dai. Comunque no, è veramente bello poter vedere anche quando un artista si apre così e racconta non solo il fatto che sia arrivato ad un certo punto, quindi ha ottenuto un obiettivo, cioè è arrivato al raggiungimento di un obiettivo, ma anche le difficoltà che ci sono state a monte, a testimoniare il tuo successo, possiamo dire, è proprio quello che ti sta accanto, che lì c'è un portfolio enorme. Prendilo. Sì. Vengi. Allora, questo in realtà... Oh, yeah. Ragazzi, è più grosso del tavolo. No, vabbè, adesso... In realtà questo è una stampa in formato a tre delle pagine del libro. Beh, ma scusa, mettiamolo... No, l'ho già fatta, l'ho già filmato io. Ah, l'hai già filmato? Ah, certo, okay, pensi che io dormo sdraiato. E che ne so io, scusa, non mi hai capito. Comunque... Sì, che dire, queste appunto sono delle stampe in A3, delle pagine comunque del libro... che le ho fatte perché ho fatto anche una piccola mostra un mesetto fa in un'altra fumetteria e quindi queste tavole sono state esposte sulle pareti di questo negozio. Già anche quello per me è stato bellissimo da un lato, stranissimo dall'altro, perché mi dicevo, ma com'è possibile che sono arrivata a mettere delle tavole disegnate da me in un quadro appeso a una parete? Ed è stato veramente bellissimo. Immagino, ma più che altro cioè... Deve aver fatto un verso particolare la mostra. Verso in che senso? La moglie del mostro, la mostra. Sì, ecco. E che verso ha fatto? Che bello! No, eh? Ma che cazzo? Aspettavo una cosa completamente diversa, va bene. Vabbè, chiedo scusa. Adesso una domanda importantissima che può determinare l'acquisto del tuo libro. Sentiamo. Ci hai messo del tuo, ci hai messo esperienze personali. Quindi a questo punto noi dobbiamo sapere: ma il protagonista al bagno ci va? Ogni tanto sì, ci andrà anche lui. Ok. No, nel fumetto non lo si vede, ma insomma sì, ci va. Ok. Allora, dal fumetto non lo si vede, ma abbiamo la conferma dall'autrice che ci va. Ci va, ci va. Quindi ci va. È real life proprio. Sì. Quindi, ottimo. Ultime due domande. Sì. Allora, intanto, se hai altri progetti oltre a questo? Allora, io in realtà avrei scritto altre tre storie. Minchia, mi adorme, eh. Cioè, Sì, beh, però le ho proprio scritte a livello di tipo punto 1 succede questo, punto 2 succede questo. Cioè, non è che siano particolarmente strutturate ancora, anche perché, viva Dio, allora io già di mio lavoro 8 ore al giorno in un'azienda. Quindi io in realtà per dedicarmi al fumetto ho 2 ore a sera sostanzialmente, ogni tanto la domenica o il sabato, perché giustamente devo riposarmi anch'io. Quindi anche volendo non ho tempo concreto per dedicarmi ad altre cose. Avrei ricevuto anche delle proposte per dedicarmi a tipo delle commissioni. Specifichiamo che non sono proposte fatte da casi umani. No, decisamente no. Nel senso, mi è stato chiesto di fare delle illustrazioni. In futuro ti vorrò come mia disegnatrice per la mia storia. Ah sì? Ah, hai scritto una storia anche tu? Sì. Ma dai. Ma non mi dici niente. Te lo volevo dire adesso. Ah, ecco, allora dopo mi racconterai di cosa si tratta. Perfetto. Bene, questo per il momento, per l'appuntamento di oggi è tutto, ragazzi. Ivar, l'ho pronunciato bene? Sì. Che in realtà aveva un altro nome, ma poi alla fine si è chiamato Ivar, ma questa è un'altra storia. Magari se riusciamo a intervistare nuovamente Alice ci spiegherà le origini del nome. E niente, noi la ringraziamo. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento per dirci voi cosa ne pensate. Io ringrazio Alice Zanivav per essere prestata a questa cosa. Io ringrazio te per avermi grazie mille. Troverete tutti i suoi link, collegamenti vari nella descrizione del video
Se mi vorrete seguire io ne sarò più che contenta, e comunque anche per te, se hai voglia di fare altre interviste, basta che mi scrivi, il mio contatto ce l'hai, quando vuoi. Perfetto. Per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!